però la camera può essere inclinata molto più velocemente a mano, quasi nessuno lo sa. Ciao a tutti e bentornati su Quadricottero News. Oggi vediamo alcune particolarità di Osmo Pocket che sono ancora poco conosciute. Partiamo da quelle più note, e cioè dalla custodia, che come si può notare è ben ingegnerizzata, perché permette di tenere Osmo Pocket all'interno con l'adattatore inserito e offrendo anche la possibilità della ricarica grazie a questo foro che permette di accedere alla presa micro USB Type-C. Un altro aspetto interessante è il tempo in cui ci mette per essere pronto all'uso, che è brevissimo. Ad esempio, si tiene in tasca, quando si nota qualcosa da riprendere, si estrae, si accende e in pochissimi secondi è pronto all'uso. Ecco, è già pronto all'uso, quindi sono passati pochissimi secondi e risulta essere già pronto all'uso. Quando si spegne, l'Osmo si posiziona in questo modo per essere inserito nella sua custodia. Come si vede, il gimbal è a coltello e si posiziona perfettamente così. Comunque qua c'è anche un adesivo che spiega il posizionamento corretto. Iniziamo dai particolari che pochi conoscono. Uno di questi è la possibilità di posizionare il gimbal a mano. L'inclinazione del gimbal camera può essere fatto tramite il display con lo slide laterale, che è questo. Nel caso in cui non fosse attivato, bisogna attivarlo dalle impostazioni generali, tilt control on. Una volta attivato compare questo piccolo slide che permette di variare a mano l'inclinazione della camera. In questo modo. Però la camera può essere inclinata molto più velocemente a mano. Quasi nessuno lo sa. Però la DJI permette questa manovra, lo indica anche sul manuale, quindi basta posizionare la mano e lui rimane nella posizione in cui si mette. Quindi è una cosa molto veloce e continua a stabilizzare ovviamente. La stessa cosa non si può fare con il movimento laterale, come si vede il gimbal torna comunque in posizione, mentre invece per il tilt rimane nella posizione in cui viene inserito e continua a stabilizzare normalmente senza nessun problema, non si danneggia, la DJI lo scrive addirittura sul manuale, è un'operazione che si può fare. Un'altra cosa che ancora pochi conoscono è la possibilità di attivare la modalità Super Fine. Si va nelle impostazioni, si sceglie l'icona Quality e si può attivare la Super Fine, che però è attiva soltanto non a 4K ma a 1080p. Inoltre, quando è attiva a 1080p, diminuisce l'autonomia di Osmo Pocket. Autonomia che normalmente a 1080p e 30fps è di 140 minuti, mentre invece se si attiva la Super Fine o se si filma in 4K a 60fps diminuisce l'autonomia e scalda anche di più. Super Fine pratica e aumenta il bitrate di registrazione, quindi aumenta la qualità complessiva dell'immagine. A proposito di qualità dell'immagine, purtroppo ancora oggi, nonostante l'ultimo firmware, le modalità di registrazione sono ancora a 30 e 60 fps, a 4K a 1080p. Mancano le risoluzioni PAL, quindi 25, 24, 48 e 50 fps, che però sono state dichiarate nelle specifiche, quindi probabilmente a breve con un aggiornamento firmware saranno abilitate. In questo momento non ci sono, come si può vedere c'è soltanto 1080p 60fps e 4K 60fps oltre che 30 per entrambe le modalità, quindi 1080p 30 60fps, 4K 30 60fps. Un'altra modalità interessante è la modalità flashlight, e cioè torcia, la modalità torcia. Vuol dire usare l'Osmo Pocket in questo senso, in questo orientamento. Quindi basta metterlo in orizzontale
e l'Osmo Pocket si predisposiziona nella modalità torcia. Il gimbal continua a rimanere stabilizzato, eventualmente dopo aver fatto questa operazione si fa il ricentramento del gimbal, quindi tramite display si sceglie l'iconcina per ricentrarlo ed è pronto per essere usato in modalità flashlight, cioè torcia. Se non si posiziona, bisogna metterlo, quando si è in verticale si mette in modalità in lock mode, che sono, è una delle tre modalità del gimbal: FPV, follow, tilt locked. Quindi si mette in tilt locked e poi si gira in questo modo e si ricentra eventualmente. Sempre in ambito posizionamento c'è una possibilità che veramente in pochi per adesso conoscono, e cioè la possibilità di usarlo in portrait, quindi con l'immagine in verticale. Per usarlo in portrait è sufficiente girarlo così. Ecco, adesso in questo momento si trova in portrait e l'immagine e le foto vengono scattate in portrait. Ad esempio possiamo provare a fare una foto premendo il tasto una volta, switchiamo in modalità foto e la scattiamo. Siamo un'altra per sicurezza, però possiamo fare anche il video in portrait. Si possono fare anche i video, ad esempio se siamo a 4K a 60 fps, io premo, avvio la registrazione e l'Osmo stabilizza normalmente come deve stabilizzare. In portrait mode, quindi è utile per le story in Instagram, i video che si pubblicano e le foto che si pubblicano in Instagram. In sostanza è come avere il telefono in verticale, come quando si fanno le foto e i video col telefono in verticale, con lo smartphone in verticale. Da notare che questa modalità funziona soltanto prima della registrazione. Bisogna posizionarlo prima della registrazione e poi avviare la registrazione. Se invece si muove quando è registrato, l'immagine rimane capovolta. A proposito di capovolgimento, Osmo Pocket funziona anche, oltre a funzionare in verticale e come abbiamo visto adesso in orizzontale in portrait mode, funziona anche alla rovescia, cioè così. L'immagine, se non si è attivata la registrazione, rimane dritta e quindi si può anche posizionare in questo modo. Se adesso avviamo la registrazione, l'immagine rimane dritta. Se invece noi avviamo la registrazione in questo senso e poi lo giriamo normalmente, l'immagine rimane capovolta. Per ritornare nella modalità normale, ecco, basta interrompere oppure ricentrare. Un'altra cosa che pochi sanno è che per far funzionare Osmo Pocket appena si acquista bisogna registrarsi. Per registrarsi è necessario collegarsi con l'app MIMO. Purtroppo però la DJI fornisce l'adattatore Type-C e Lightning iOS e non ha l'adattatore micro USB. Quindi chi ha uno smartphone micro USB non può attivarlo. Per attivarlo si deve far prestare uno smartphone con la presa Type-C oppure uno smartphone iOS oppure utilizzare un adattatore da inserire ulteriormente qua. A proposito di adattatore, quando si abbina l'adattatore si attiva automaticamente anche la DJI MIMO. Però, come si può notare, il collegamento è abbastanza precario, in particolare dalla parte del connettore dello smartphone. C'è un questo gioco, quindi non è molto indicato tenere il tutto soltanto dallo smartphone, perché qua si crea un movimento, un micro movimento, e non è nemmeno indicato tenere tutto dalla parte dell'Osmo. DJI consiglia di tenere entrambi con due mani, però ho già visto che ci sono degli adattatori di terze parti che permettono un collegamento più saldo, collegando lo smartphone all'Osmo in modo più saldo.
bisogna fare attenzione a non forzare troppo meccanicamente il connettore, perché altrimenti all'interno si potrebbe danneggiare, c'è troppo gioco. Quindi io sconsiglio di tenerlo con una mano sola, ma consiglio sempre di tenerlo con due mani, a meno che non si acquisti e non si usi un adattatore di cui ho parlato prima. Allora, vediamo così, ecco, come si può notare anche con lo smartphone si attiva automaticamente la modalità portrait. Mi pare di aver detto tutto e di non essermi dimenticato nulla. Ricordo soltanto che l'autonomia, forse l'ho detto prima, è di 140 minuti a 1080p, mentre invece il tempo di ricarica è di 73 minuti con caricatore tipico da smartphone 5V 2A. L'Osmo ha una batteria interna non sostituibile, si ricarica tramite questa piccola presa. Bene, grazie a tutti per l'attenzione, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e ci vediamo alla prossima prova con Quadricottero News.